San Martino di Tours, soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta. Nato già genitori pagani in Pannonia, l'attuale Ungheria, intorno al 316, è indirizzato dal padre alla carriera militare. Martino però rifiuta questo destino scritto e ad appena 10 anni scappa di casa. Nella fuga incontra una famiglia di cristiani. Affascinato dal loro modo di vivere, vorrebbe ricevere il battesimo, ma quando torna a casa è costretto a diventare un soldato. Tuttavia, egli dà testimonianza del suo nuovo stile di vita, rispettoso verso tutti, tratta il suo inserviente come un fratello. Congedatosi nel 356, si reca a Poitiers, presso il santo vescovo Ilario. Da lui ordinato diacono e presbitero, sceglie la vita monastica e dà origine al più antico monastero conosciuto in Europa, a Ligouchet. Nel 371 i cristiani di Tours, rimasti senza pastore, lo acclamano come loro vescovo. Da allora Martino si dedica all'evangelizzazione delle campagne. Gli vengono attribuiti molti miracoli, ma il più famoso soprattutto per un atto di carità. Ancora giovane soldato, incontra per la strada un povero tremante per il freddo. Tagliato in due con la spada il proprio mantello, ne dà metà a quell'uomo. La notte gli appare in sogno Gesù sorridente, avvolto in quello stesso mantello. A lode di Dio.